Prosegue la settimana internazionale di musica antica, iniziata il 31 agosto ad Erice. La rassegna, organizzata dall'Associazione Amici della Musica di Trapani e dal Comune di Erice, in collaborazione con la Fondazione Erice Arte e l'Associazione Erice, la Montagna del Signore. La settimana è dedicata alla musica medievale e rinascimentale con artisti di fama internazionale. Incitaris Velezium in Organis è il titolo del terzo appuntamento del festival che si è svolto ieri sera ad Erice. Musica tratta dalla letteratura organistica medievale italiana e mitteleuropea e adattamenti originali di repertorio vocale e strumentale, con Peppe Frana al liuto medievale e chitarroni e Federica Bianchi al clavicembalo. Questa sera è il concerto che chiuderà il festival, Luce nell'ombra. L'ensemble La Morra porterà ad Erice le ballate di Francesco Landini, il più significativo compositore del 300 italiano, ma anche poeta, organista ed esperto costruttore di organi. L'ensemble è composto da Viva Biancaluna Biffi, soprano e violino, Corina Marti, flauti e strumenti a tastiera medievali, Michele Il Gonco, liuto a plettro. Il concerto si terrà nella chiesa di San Martino ad Erice.